sagrestia del santuario in compagnia del nostro parroco Don Mario Rosa, che dà una benedizione particolare per i nostri ammalati alla Fondazione Rota. Bene, abbiamo appena concluso la celebrazione qui nella nostra chiesa plevana, celebrazione che è stata preceduta quest'anno dal parroco di Almeno San Bartolomeo, e in segno proprio anche di questa profonda comunione tra tutte le comunità, le parrocchie di questa zona che fanno riferimento qui alla nostra chiesa della Madonna del Castello. Ecco, vogliamo mandare un saluto particolare naturalmente un po' anche a tutta la nostra comunità, a chi ha potuto essere presente quest'oggi, lo sarà oggi pomeriggio, ma anche ai tanti soprattutto che non possono essere presenti fisicamente. Tra questi un ricordo del tutto particolare naturalmente ai nostri ospiti della fondazione Rota, che portiamo sempre nel nostro cuore, nel nostro animo. Oggi loro non possono essere qui, ma noi assicuriamo loro il ricordo davanti all'immagine della Madonna, e quindi imploriamo da lei una benedizione e un sostegno particolare. Ecco, grazie quindi anche a Liemine Nus, che ci dà l'occasione di sentirci in comunione anche in questi tempi così difficili, che spesse volte ci fanno sentire lontani e distanti. Ma nello Signore siamo sempre tutti vicini e ci sentiamo tutti soprattutto avvolti dall'abbraccio del suo amore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, sono trascorsi 40 giorni dalla gioiosa celebrazione del Natale del Signore. Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Con quel rito, egli si assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi vegliardi Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo nella casa di Dio incontro a Cristo. Lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che Egli venga e si manifesti nella sua gloria. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, che oggi hai manifestato al giusto Simeone il Cristo, luce per rivelarti alle genti, ti supplichiamo di benedire questi ceri e di ascoltare le preghiere del tuo popolo che viene incontro a te con questi segni luminosi e con inni di lode. Guidalo sulla via del bene, perché giunga alla luce che non ha fine, per Cristo nostro Signore. Amen. Nessuno.
andiamo in pace incontro al Signore. No.